E beh, la gente, il doc, è qua presente. Andiamo a fare la prima visita di controllo per la mia costolina. Raga, me, voi Juventus mi volete proprio fare uscire di testa. Cioè, se voi non mi fate impazzire, non siete felici. Oggi mi sveglio, apro. La Juve ha trovato l'accordo. Passi, signora. Passi, signor. Non passa? Passa, passi, passi, passi. Non si preoccupi. Non si preoccupi, buona giornata. C'è un passare le signore, anziane. Allora, mi ha rallegrato la giornata con un sorrisone, signore. Comunque, mi sveglio la mattina. Abbiamo trovato l'accordo, la Juve ha trovato l'accordo. Lukaku alla Juve per Vlahovic, cioè Vlahovic al Chelsea per Lukaku più 40-50 milioni. Se sono 50, a parte che io Lukaku però cazzo di Giuda non lo voglio, ma parliamo di una cosa. Per il gioco di Allegri, purtroppo, l'attaccante che fa per lui, non c'è un cazzo da fare, è l'attaccante che fa per lui. Però voi davvero, ragazzi, sinceramente non so che cazzo dire, è che da una parte, sincero, così, papale papale, da una parte sono felice, tra virgolette, perché comunque Vlahovic non ha reso, per me Lukaku potrebbe fare bene. All'altra però dico, e se è Lukaku di questo qua? Noi abbiamo perso 40 milioni su Vlahovic, ci siamo presi un cesso per darvi a Dusan, che comunque è giovane, è sempre dall'altra parte. E se poi Dusan esplode e diventa uno dei più forti? Cioè, regà, porca puttana, io posso capire che per come gioca Allegri è meglio Lukaku. Vlahovic non ci sta a dire un cazzo. Ma io la mia domanda è: ma perché non si manda a fare in culo Allegri? Così, semplice, papale papale, easy, lo si manda a fare in culo e buona. E buona lì, buona lì. Lo si manda a fare in culo, ce la viene al cazzo. Anche perché io dico, no, ma tu vendi Vlahovic, lo vuoi vendere? Vendilo. Ma voglio i soldi, devi andare a prendere Jonathan David. Non devi andare a prendere Lukaku del mio gran cazzo, Lukaku. Ma va a fanculo, interista di merda. No, io non ti. Ma che cazzo ti vuole? Ti dice, io non dico forza io. Ma che cazzo ti vuole? Ti fisco dall'inizio alla fine io. Guarda, solo una cosa accetterei che viene alla Juve. Che mi viene alla Juve, fai gol all'Inter e poi ti metti così. Mi vado a fare un segone. Solo per quello, ma tanto so che non lo farai perché sei una merda. E allora vaffanculo, nel senso. Boh, davvero, raga, io non. Che non riesco a stare tranquillo. È che un giorno leggo e vendono i Linghioni. L'altro giorno vendono Vlahovic. Adesso domani vendono Chiesa, eh? Io poi vengo, mi fate diventare un piromane, do fuoco alla continenza perché mi sono rotto il cazzo. Dai, ma vaffanculo, ma tutti me li stai vendendo i giovani? C'è giunto lì, ma dimmi una cosa, il Napoli piavi Kvaratskhelia 22 anni e viene alla Juve e pigli 28 anni, cosa mi pigli per il culo? E che sì, va bene, perché sì 28, e Lukaku, va bene, però Lukaku 29, e mai rotto i coglioni, con tutto il bene. Vai a prendere Jonathan David, lo volevi prendere anche al Napoli, cazzo, non lo vuoi più prendere. Cioè, si vende Vlahovic per Jonathan David, porca puttana. Non per Lukaku, ma chi cazzo lo vuole Lukaku? Davvero, ma chi cazzo lo vuole? Sto cesso. Mi girano i coglioni, mi girano i coglioni. Anche perché, vedi, prendi Lukaku quest'anno, l'anno prossimo sei la punta a capo. Devi cercare un'altra cazzo di punta. Cambia la merda di allenatore. Esalta i giovani, cazzo. Portali a essere forti, ce li hai giovani, c'hai Dusan, va bene, ha fatto incazzare me per primo ha fatto incazzare. Però porca puttana, ma neanche a svenderlo per Lukaku,
ma sei una società di rincoglioniti, così dai. Davvero, io non ho parole, non so come reagire a questa notizia, davvero. Il 20% di me dice, beh, ci può stare, ma l'80, frate, ti manderebbe a fare in culo in tutte le lingue del mondo. Cioè, se mi insegni una lingua e mi insegni a mandarti a fare in culo, io ti mando a fare in culo, perché dai, porca puttana. Vabbè. Vedremo, speriamo che siano solo fake news, perché poi all'ufficialità non lo so. Sperate che c'ho ancora la costola rotta, perché se mi girano un attimo le palle e sto bene, un casino faccio. Regà, iscrivetevi, dai, e incrociate le dita per il doc, speriamo che mi sta passando. Un bacione dal doc.